Eccoci tornati al nostro salotto Amaranto delle 19, poi ci sarà la replica per chi ci segue anche alle 21. Ovviamente salutiamo anche questo pubblico, un pubblico Amaranto su di giri dopo il successo nel derby con il Siena, una partita dalle mille emozioni, una di quelle che sicuramente poi uno ricorda, lo ha detto anche Sottili, con maggiore attaccamento, sia perché la vittoria nel derby, ma anche nel modo in cui è arrivata in pochissimi minuti dopo l'ingresso di Erpen, anche se è già tempo di pensare alla sfida di mercoledì alle 18:30 contro l'Alessandria, altra sfida di cartello, con l'Alessandria a punteggio pieno, però insomma ancora è tempo di gustarci questi 3 punti conquistati con il Siena. Io saluto Matteo Marzotti, ciao Buonasera. Buonasera. Matteo, e poi Agostino Iacobelli, allenatore della Pianese. Ciao Agostino, Buonasera. bentornato. Anche lui Grazie. viene da una vittoria, quindi era un derby tutto della provincia di Siena tra Pianese e Colligiana. Collegiana, e non mi entra questa, anche se l'abbiamo affrontata varie volte, e è andata bene, no? Sì. 3-2. Siamo un po' sofferta perché eravamo 2-0 dopo mezz'ora, poi invece abbiamo fatto 10 minuti di finale del primo tempo dove ce la siamo un po' rovinata, però siamo stati bravi poi a vincerla, penso meritatamente. Allora, abbiamo tante cose da farvi vedere anche questa sera. Cominciamo però, perché forse la cartolina di questa vittoria, oltre ai tifosi, insomma, che finalmente si è rivisto uno stadio comunale abbastanza pieno, anche il colpo d'occhio della curva era notevole, però direi che la cartolina di questo momento è quanto è accaduto poi dopo negli spogliatoi, nello spogliatoio dell'Arezzo. È stato diffuso nella pagina Facebook di Sirri, ma insomma di diversi giocatori dell'Arezzo. Vediamo allora questo video, che sono pochi secondi, ma che fanno capire bene tutto. Allora, sembra quasi di essere alla fine, no? A festeggiare un campionato, però effettivamente si respirava una bella aria a giudicare da queste immagini. Tra l'altro abbiamo visto anche delle doti canore insospettabili. Biccio Arcigliano, tanto ormai è conosciuto per Biccio ad Biccio, ah, Arezzo. va bene, si è già Biccio, fatto questa fama. quindi nel senso, complimenti, doti canore eccelsi. Quasi meglio qua delle assist forniti in questa via di Potrebbe stagione. avere un risvolto, oltre il calcio, insomma, vedremo. Cioè, penso che questo cos'è, un brano di Albano, non so. Mi pare Sì, di aver penso che sia un riconosciuto, brano di e vedo Albano. da appassionato di musica Agostino, Sì. riconosciuto. Partito quando Ecco, era. Sì. era una canzone di Sanremo, forse, non lo so. Non so. È di Albano Ma sicuro, però non so se sicuramente, ecco. era. Comunque, chissà che non diventi, insomma, il brano di questa stagione, però sembra, non è che si può giudicare da questo, però sembra uno spogliatoio già unito, che c'è un bel clima. Ma quello sì, lo si vede anche agli allenamenti, insomma, prima dell'entrata in campo, insomma, è un gruppo che alla fine comunque è molto giovane, quello dell'Arezzo tutto sommato, fatta eccezione ovviamente magari per giocatori come Erpen, Benassi, Moscardelli, che chiaramente a livello anagrafico innalzano quella che è la media, però tutto sommato è una squadra quella dell'Arezzo che ha dimostrato di essere compatta, insomma, lo si vede sui social network che comunque c'è tanto unione anche fuori dal rettangolo verde, forse anche meno gruppetti rispetto a quelli del passato, come avevamo visto nella passata stagione, insomma, quindi tutto sommato bene così e tutto sommato fa piacere vedere la squadra comunque festeggiare così dopo il derby. Alla fine due vittorie in rimonta, di cui una dopo 18 anni ti permette di vincere un derby e ti permette anche di andare con tutto un altro morale in casa di un Alessandria dove, parliamoci chiaro, all'Arezzo non credo che tutti chiedano obbligatoriamente 3 punti in casa dell'Alessandria, perché sappiamo il valore dell'Alessandria, però sicuramente ti dà anche quella giusta convinzione per andare su a provare a giocartela. L'ultima volta che l'Arezzo è stato all'Italia ci fu quella beffa all'ultimo secondo Con che fece Mondini arrabbiare protagonista. Montini, la famosa frase,
insomma. Allora, delle, che cos'era? Una cosa del genere. Esatto. Insomma, è una delle prime volte in cui Capuano aveva, era andato, diciamo, agli onori della cronaca. Ci fate vedere adesso un attimo la classifica, perché l'Arezzo è stato in testa per 24 ore, però è secondo comunque al momento a 7 punti contro la, con la Cremonese, che era una delle squadre che si dava per protagoniste, così come il Livorno e ovviamente l'Alessandria. Vedete anche le strisce, diciamo, di risultati delle ultime tre partite. Alessandria che è a punteggio pieno, un'Alessandria che vede Gonzales in gol in tutte e tre le giornate, ex giocatore ovviamente del Novara, 6 stagioni nel Novara, che subito insomma si è reso protagonista. È una classifica, ecco, siamo ovviamente alla 3 giornate, c'è anche la Gian Erminio che è lì vicino all'Arezzo, però insomma già comincia a mostrare una tendenza di un Arezzo che potrebbe dire la sua per le posizioni anche che contano. Secondo me sì. Io l'ho visto giocare per la prima volta sabato, a me ha fatto una grande impressione. C'è una squadra ben messa in campo, anche quando è andato in svantaggio non ha mai perso la testa, e si vedeva che da un momento all'altro riusciva sia a pareggiarle e poi a vincere come è stato, perché ha giocatori che determinano. Poi è entrato anche Erpen, ha fatto benissimo, però è una squadra che secondo me durerà tanto, perché è fatta bene. Prima si parlava dello spogliatoio, però lo spogliatoio molte volte è sinonimo anche di società che comincia ad avere un'identità vera, perché se notiamo bene l'Arezzo quest'anno comincia ad avere anche un'idea di società molto più programmata, con più regole. Questo di conseguenza ti porta ad avere uno spogliatoio molto più unito, perché sanno che la società pretende, vuole e giustamente pretende le cose fatte per bene. Quindi lo spogliatoio giusto è sinonimo anche di società che sta cominciando ad avere un'identità ben precisa, secondo me. Allora, sentiamo l'analisi di Sottili, che ovviamente è contento del risultato, però dice anche possiamo fare molto molto meglio. Sentiamo. Classifica, guardiamo la 30 di dicembre, perché poi dal 30 dicembre in poi cambia completamente, inizia un altro campionato. È stata una vittoria della voglia, del cuore, del gruppo, di questi ragazzi che hanno saputo lavorare sulla fatica, che hanno voluto andare a recuperare la gara, perché qualitativamente so che la squadra può fare molto meglio, so che la squadra ha le capacità per potersi esprimere meglio. Abbiamo sofferto tantissimo i loro due attaccanti, e questo purtroppo tutte le volte ci metteva nelle condizioni di rincorrere, perché erano bravi a spizzare, andare, tenere, proteggere, e troppo. Questo è stato un po' il motivo per cui ho preferito nel secondo tempo passare alla difesa a 3. Volevo che ci fosse sempre uno a lavorare sulle traiettorie d'anticipo e uno invece a lavorare sulla profondità, e avere la capacità di iniziare un pochettino di più a giocare da dietro, perché se noi ci mettiamo a buttare la palla lunga siamo meno efficaci e meno pericolosi rispetto a quando riusciamo a costruire o arrivare a mettere in condizione alcuni nostri giocatori di fare l'uno contro uno con l'avversario. Però si passa anche attraverso queste partite dove non le vinci solamente perché qualitativamente dimostri di essere più forte, ma perché dimostri di avere un pochettino più di voglia, un pochettino più di agonismo, un pochettino più di cuore. E sono le partite che poi alla fine, paradossalmente, quelle che anche soffri, ma riesci ad attirare ancora più simpatia verso i nostri tifosi. Però io da allenatore voglio che la squadra si esprima in maniera diversa, perché ha le potenzialità per poterlo fare. Siamo andati a rombo e l'avevamo provato anche in settimana in qualche situazione. Abbiamo migliorato nel fraseggio, abbiamo migliorato nelle verticalizzazioni. Non è un caso se è arrivato più volte Foglia in percussione al tiro, e avevamo creato le condizioni per poter raggiungere già il pari negli ultimi 10-15 minuti del primo tempo.
Li ho voluti, ripeto, ancora di più liberare un pochettino la testa e soprattutto non dare la possibilità a Siena ogni volta che buttava la palla lunga, non che la giocava, che buttava la palla lunga, di poter risalire e poter ripartire, perché purtroppo nei duelli individuali contro Marotta e Mendicino oggi abbiamo sofferto troppo. Da lì ho deciso di andare a giocare a tre dietro, di dare dei punti di riferimento ai ragazzi, di farli star sereni, che c'era solamente da vincere qualche duello individuale, da rubare anche qualche seconda palla, perché tanto prima o poi il gol sarebbe arrivato. Ecco, Colella ha detto che anche l'anno scorso, quando avete giocato contro, avevi cambiato modulo e aveva vinto Renate, quindi rosicava un po' per questo. Vabbè, un po' per uno. Senta, un commento su Erpen, è entrato alla panchina, l'eroe di giornata. Ma guarda, sono contentissimo che sia stato lui, perché finora non aveva giocato neanche un minuto. Io in tempi non sospetti avevo detto che Orazio era un valore aggiunto per questa squadra, sia come calciatore ma soprattutto dal punto di vista umano, perché Orazio è mi sarebbe piaciuto essere suo compagno di squadra, per quanto è positivo, è di esempio per i propri compagni, il primo che incita, il primo che dà la parola di conforto ai compagni di squadra, lui che fino a questo momento non aveva mai fatto neanche un minuto, e questo a testimonianza del ragazzo che è, senza nulla togliere al giocatore che ha grandi qualità, un giocatore che è intelligente, un giocatore che soprattutto nelle partite chiuse, e ve l'avevo detto anche a suo tempo un mese e mezzo fa, ha l'intelligenza e le qualità tecniche per o scardinarle individualmente, ma anche per mettere in condizione i compagni di andare a tirare in porta. Quindi contento di avere Orazio in questo gruppo, meglio che stia con noi che non in qualche altra squadra. Adesso vediamo anche la formazione iniziale, perché ha diciamo sorpreso un po' chi osservava l'Arezzo, perché si è sempre pensato, poi magari di fatto forse non era così schematica la cosa, perché poi ci sono state varie variazioni durante la partita, però almeno inizialmente poteva essere letto come un 4-4-2, quindi la rinuncia al terzo attaccante, lo spostamento di Grossi laterale. Dopo qualche minuto però sono cominciati i primi cambiamenti, con lo spostamento di Arcidiacono, Grossi che poi a un certo punto è ritornato in mezzo, poi nel secondo tempo chiaramente l'ingresso di Erpen ha cambiato tutto. Noi, Matteo, non eravamo molto convinti, no, di questo, già dopo tre giornate comunque cambiare così questa idea di gioco su cui aveva improntato, no, tutta la fase. Lui invece ha detto, abbiamo sentito adesso nell'intervista, che era molto soddisfatto anche di quando l'Arezzo era passato a rombo. Sì, ma tra l'altro non ce l'aspettavamo, perché in più di un'occasione Sottili aveva detto che comunque il 4-2-3-1 con il quale aveva impostato il lavoro fin dall'inizio della stagione difficilmente lo avremmo visto variare, se non quando l'Arezzo doveva recuperare una partita. Quindi ok, il cambiamento dopo due minuti magari, perché Marotta aveva segnato l'1-0, magari fin dall'inizio questo 4-4-2 non me lo sarei aspettato. Non me lo sarei aspettato, ma un po' ci speravo, perché tutto sommato comunque Polidori e Moscardelli hanno dimostrato che per caratteristiche diverse comunque possono giocare insieme, e Moscardelli è andato sempre quasi a pressare su Gentili, che era il play basso del Siena, che era quello che un po' spaventava Sottili. In questo 4-4-2 quello che un po' mi coglie di sorpresa, che ha colto di sorpresa un po' tutti, è il fatto che su quattro centrocampisti c'era un mediano solo di ruolo, che poi tra l'altro è anche quello che dalla Team Cup oggi non ha mai sbagliato una partita, che è Foglia. E poi il fatto che poi dopo siamo passati a 4-3-1-2, che ha dimostrato ancora una volta che per la quarta partita di fila, considerando anche la Team Cup, l'Arezzo è riuscita a recuperare una partita cambiando modulo a partita in corso e soprattutto facendo entrare i giocatori dalla panchina. Non penso sia un dato questo da sottovalutare, visto che poi Erpen ha preso il posto di Grossi e c'è stato questo cambiamento. Semmai il dato che adesso mi tende, insomma, un attimino a far riflettere è questo: un Arezzo che ti cambia pelle in due partite consecutive a Carrara, dal 4-2-3-1 al 4-4-2 con Polidori e Grossi esterno, dal 4-4-2 al 4-3-1-2 con il Siena, con Erpen che entra in campo, mi viene da pensare a questo punto quale può essere il modulo migliore per l'Arezzo e quali interpreti scegliere, perché a questo punto mi sembra che Sottili abbia anche una discreta abbondanza non solo di uomini ma anche di moduli tattici. Ecco, Arezzo che poi ha il miglior attacco, prima l'abbiamo visto
dalla classifica, con i gol che sono arrivati, due da Grossi, due da Erpen, cioè ancora Moscardelli, ancora Varezza in attacco e Moscardelli ancora non ha segnato. Quindi. Ma un giocatore che anche lui vedrai alla fine i suoi 12-13 gol li farà sicuro, perché è un giocatore che la sente, la porta, la vede, e quindi non, su quello non ci piove. Per quanto riguarda il modulo, secondo me, avendo abbastanza esterni in rosa, il 4-2-3-1 secondo me va a pennello per l'Arezzo, perché ha proprio le caratteristiche, perché se fai il 4-3-1-2 poi penalizzi troppo gli esterni. È vero che Arcidiacono può stare pure dietro le punte, però secondo me il suo vero ruolo è stare sugli esterni, quindi il 4-2-3-1 va a pennello secondo me per questa squadra qui, quindi è giusto che Sottile abbia tentato anche il 4-3-1-2 poi dopo che è andato in svantaggio, però secondo me lui sa essere costruita per il 4-2-3-1 questa rosa. C'è anche un aneddoto che racconta Colella, allenatore del Siena, che anche l'anno scorso, quando si erano affrontati Bassano, allenato da Sottili, e Rinate, allenato da Colella, Sottili per l'occasione cambia modulo e dice: l'anno scorso però ho vinto io, per questo mi rosica ancora di più. Sentiamo. Ma sinceramente, come dicevo prima, sì, bravo il mister a mettere dentro chi fa gol. Facendo questo mestiere da un sacco di tempo, so che sono cazzate, quindi loro hanno premuto in quel momento lì, secondo me hanno fatto quei 10 minuti, 12 minuti di grande intensità, al di là poi sostenuti anche da tutti, quindi nulla da togliere all'Arezzo. Come dicevo prima, è peccato, perché il primo quarto d'ora del secondo tempo avevo la sensazione che la partita fosse un attimo bloccata e che riuscissimo a essere magari un po' più efficaci nel ripartire. Invece comunque sono stati bravi loro a sbloccarla, come dici tu e come ha detto qualcun altro, è una questione un po' anche di episodi, il calcio è fatto così, quindi non è che io mi aspettassi o non mi aspettassi, io non mi aspetto mai niente, mi aspetto di tutto, quindi purtroppo va così. Ma l'anno scorso mi sembra che Sottili col Bassano, anche il secondo tempo contro Renate, si mise a giocare così e la perse per la crona. E questo mi fa un po' rosicare, perché secondo me si erano incasinati, però dopo chiaramente sono anche i giocatori che fanno la differenza, quindi c'è da dire che i miei stanno facendo dei gran passi avanti, c'è da dire che ce la giocheremo alla pari quando avremo recuperato questi 20 giorni in meno che abbiamo noi, con tutto il rispetto per tutti. Comunque nel primo tempo soprattutto grossi passi in avanti rispetto alla sfida della domenica scorsa con la Gianerni. La nostra condizione cresce man mano, come è normale che sia. Dopo, ripeto, noi effettivamente abbiamo cominciato a lavorare il 2 o il 3 di agosto. Quando ha cominciato l'Arezzo? 18 luglio. Sono tanti 15 giorni in questo momento. Quindi è ovvio, io ho qualche giocatore, come dicevo, che ha fatto due volte 90 minuti e che magari ho dovuto tenere in campo. Terigi non li ha fatti mai. È la prima volta che fa, no, 90 minuti, che va in campo e fa 90 minuti, quindi è chiaro che non sono contento, io non sono mai contento di perdere e soprattutto non sono rosico da morire a perdere due consecutive, perché come dicevo prima bisogna saper perdere ma non bisogna abituarsi a perdere, però onore al merito di chi ha vinto, domani andiamo in campo e cerchiamo di continuare a lavorare. Sono sempre convinto che la mia squadra in questo campionato saprà dire la sua e lo dico adesso con un punto in classifica. Colella che aveva cambiato anche lui, soprattutto mezza difesa rispetto alla sconfitta con la Gian Erminio, effettivamente nel primo tempo insomma il Siena aveva fatto una buona impressione. Il Siena non mi è dispiaciuto personalmente, tra l'altro ripensando un po' a quello che è successo l'anno scorso dopo Lucchesi Arezzo, che Mendicino disse: se corro troppo così non riesco a dare una mano in attacco. Ha fatto il maratoneta sabato Mendicino, ha fatto il record olimpico. Sì, ha fatto un record olimpico Mendicino, che stona un po' con le dichiarazioni fatte nemmeno un anno fa. Però a me personalmente uno dei giocatori che mi è piaciuto, al di là di Gentili che comunque si è reso pericoloso anche su un colpo di testa, penso che sia sfuggito ad Arcidiacono nell'occasione della gran parata di Benassi, lì bravissimo. Penso sia stato Gentili, ora non mi vorrei sbagliare. Sì, è lui. Però ad esempio Marotta, al di là del gol, è un giocatore che comunque anche con la palla in terra dimostra di saperci fare, perché in alcune occasioni è andato via in mezzo a due giocatori e poi ha tenuto sempre in apprensione sia Sirri che Milesi, al di là che poi dopo secondo me c'è stato proprio, al di là dell'errore,
mancanza di coordinazione, perché dopo due minuti secondo me lì ha proprio sbagliato la difesa dell'Arezzo a salire, perché la linea era tutto sbagliata, era buona, perché qualcuno diceva fuori gioco, invece io ero molto in linea, la linea era in salita male, anche perché con i tempi sbagliati, e quando sbagli così gente come Marotta si era visto in allenamento durante la settimana, che Sottile aveva chiesto che uno dei due difensori togliesse la spizzicata e l'altro togliesse il prolungamento. Lì secondo me è proprio stato, cioè non c'era né l'uno né l'altro, è stato un po' non so come definirlo, insomma, però un errore madornale. È vero. Sentiamo la gioia anche del presidente Ferretti, che a proposito di aneddoti ne ha ricordato un altro, cioè Erpen prima della gara gli aveva promesso un regalo e mi sa che gliene ha fatti due. Sentiamo. Molto, molto ansiogena, mi ha fatto venire un po' di gastrite, però sono felicissimo perché è stata una partita vissuta minuto per minuto. Inoltre tutti pensavano, anche i giocatori, che quel primo gol era un fuorigioco, quindi diciamo che la rimonta per me è stato uno stravincere. Io voglio l'Arezzo in queste posizioni a lungo. Ecco, una stagione che, in cui ci sono anche partite come questa, come quella di Carrara, che pur soffrendo, andando sotto, si rimonta, può essere, insomma, possono essere segnali, no, di un vento cambiato. Ma il vento è sicuramente cambiato, voi da intenditori di calcio lo sapete meglio di me, perché qui ci sono tutti i professionisti. Inoltre il gruppo è molto coeso e questo mi ha fatto infinitamente felice, questo fatto. Quindi non ci sono tra professionisti, che può accadere, delle rivalità o altro. E voglio dire un piccolo episodio, che prima della partita con Erpen nel corridoio io ho detto: Erpen, mi devi qualcosa? Mi ha detto: sicuramente a fine partita gliel'avrò dato, e ha mantenuto la promessa. Che è intervenuto nei tre episodi decisivi, due gol e l'espulsione. Sì, mi ha fatto molto piacere ritrovare Erpen. Poi volevo ringraziare anche tutti i tifosi, perché erano forse 3 anni che la curva l'ho vista piena a 3/4. Questo pure mi ha fatto molto felice. Diciamo che stasera vado via contento. Ecco, anche dal punto di vista personale, questo calore dei tifosi, anche che sono arrivati lì in tribuna a salutarla, cioè è cambiato anche questo, no? È cambiato, finalmente è cambiato, mi ha fatto molto piacere, anche perché diciamo è un po' un ripagare tutti i sacrifici, tutto il lavoro che noi abbiamo fatto dietro le quinte da marzo in poi, con la situazione che tutti voi conoscete bene all'epoca. E vediamo anche Ferretti poi su Facebook come ha, diciamo, commentato. Questo era qualche ora dopo la partita. Sto guardando le foto della curva Minghelli. Che spettacolo, 3 anni fa era questo il mio sogno, ieri si è avverato, grazie a tutti, forza Arezzo. E poi invece un commento precedente, diciamo più a caldo rispetto a quanto visto: era tanto tempo che non provavo un'emozione così, l'Arezzo è primo in classifica, l'impegno di tutti voi tifosi e tutti noi oggi è stato ripagato, seguitiamo ad essere così e chissà, la squadra c'è ed è formata da professionisti, al volante c'è chi la sa guidare bene, quindi alò Arezzo, un abbraccio a tutti. Ecco, a questo sembra anche un presidente che si sta prendendo, ecco, quelle simpatie, quell'affetto che per vari motivi, anche magari per delle scelte che erano state fatte in passato, appunto non aveva avuto fin qui. No, ma ti dicevo prima, l'idea, ora l'Arezzo ti dà l'idea di una società organizzata, che ha delle idee e cerca di portarle avanti, e si vede anche nei settori giovanili, nel direttore generale, nel direttore sportivo, si vede lì. L'unica cosa che secondo me manca, purtroppo, e lo devo dire, è avere a disposizione più campi, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Quello io gli auguro al presidente, di trovare qualcuno qui che gli dia una mano, però è forse l'unica pecca che in questo momento c'è ancora nella società. Però adesso l'Arezzo ti dà l'idea di essere una società, ed è tutto di conseguenza poi, perché i giocatori devono rispettare tutto, ci sono delle regole e vanno rispettate. Senza offesa, gli altri anni non mi ha dato mai l'idea di essere una società con delle idee molto chiare o con una programmazione seria. Ora obiettivamente, poi sai, i risultati ti danno anche una mano, bisogna essere onesti, però già vedere il presidente che fa questi atti di gioia, di felicità, ti fa ben sperare.
Ci fermiamo, poi tra poco sentiremo proprio Erpen, poi parleremo anche della serata di domani sera che trasmetteremo in diretta ad Arezzo Fiere dedicata all'era Terziani. Ci vediamo tra poco. Ed ora, mentre riprendiamo, è giusto dare spazio anche al protagonista, Orazio Erpen, alla sua terza esperienza con l'Arezzo. È tornato in campo anche allo Stadio Comunale con questa doppietta. Sentiremo anche Rossetti, che è entrato a partita in corso anche a Carrara. È un giocatore, insomma, che lui dice, probabilmente nessuno si aspettava il mio arrivo, ma io ci tengo molto, anche perché lo ricordiamo con affetto quando seguivamo le partite, e tra l'altro torneremo a seguirle anche a breve in questa stagione, ma anni fa, quando lui faceva parte delle giovanili dell'Arezzo, lo avevamo seguito quando era, insomma, un ragazzino, e quindi ce lo ricordiamo e ci fa piacere adesso che vesta la maglia Amaranto. Allora, sentiamo tutti e due. Soddisfazione, perché la partita, quando sono entrato io, la partita ancora era sull'1-0 e noi stavamo spingendo, ci stavamo credendo. Poi quella è una casualità, nel senso, sono entrato voglioso, carico per cercare di pareggiare e poi vincerla, così è andata, ma quello penso sia una casualità. Di cosa significa una vittoria del genere conquistata dopo una partita di grande sofferenza anche? Sì, il primo tempo abbiamo sofferto magari su alcuni aspetti, non siamo stati magari cattivi negli ultimi metri, però il secondo tempo poi è venuta fuori la squadra, è venuto fuori il gruppo, è venuta fuori la voglia di portare a casa il risultato in casa, e alla fine ci siamo riusciti. Ecco, queste sono le vittorie che soprattutto all'inizio della stagione, poi in un derby, aiutano tanto, no? Esatto, sì, le prime partite di campionato si sa sempre che sono un po' la squadra, si deve sempre conoscere, bisogna trovare la condizione, quindi queste vittorie qua vanno prese sì per crescere, per maturare, per migliorare, però danno la consapevolezza che la squadra c'è e può fare veramente bene nel corso della stagione. Poi fare due rimonte comunque contro due squadre non facili da affrontare, sì, non è poco. Lo stesso a Carrara la partita si era messa male e siamo andati sotto, e poi secondo tempo di oggi siamo riusciti a rimontarla. Questo ci fa capire che magari non dobbiamo concedere un tempo, 20 minuti agli avversari, perché poi non sempre le partite si possono ancora ribaltare, però al momento la strada penso sia quella giusta. Io sono arrivato, diciamo che nessuno se l'aspettava, cioè, c'era e c'è ancora molto, molto scetticismo, molta curiosità su di me, però io ci tenevo a tornare a Arezzo, perché comunque la prima squadra l'ho solo assaporata dopo 6 anni di settore giovanile, e da aretino ci tenevo veramente a giocare per l'Arezzo. Per me è una stagione importante. Io ho detto il primo giorno che sono arrivato, e sono arrivato veramente in punta di piedi, mi metto a disposizione del mister, che sia 5 minuti, 10 minuti, quello, però da parte mia ci sarà sempre il 110%, perché veramente è un'occasione che voglio sfruttare, non solo perché gioco nell'Arezzo, ma perché comunque penso che sia un'occasione importante. Io diciamo cominciamo dall'inizio, da quando sono arrivato, con tanta voglia, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di divertirmi ancora, e poi questi colori, io, ben sapete voi, io li porto molto molto bene, e li voglio tenere stretto, quindi ogni possibilità che abbiamo quasi tutti in rosa bisogna approfittarle al 100%, quindi è toccato. Dopo 3 palloni eravamo sul 2-1, un uomo in meno loro. Sinceramente sono momenti che uno non riesce a spiegare. L'importante però che era, ci tenevamo a vincere questa partita, che era molto difficile. Poi è iniziata così, così male, su una ribattuta, il loro gol, e non riuscivamo a pareggiare. È toccata a me questa fortuna, ecco, perché ci siamo, che una cosa bellissima che mi è capitata, e contentissimi per aver raggiunto la vittoria. Ah, sicuramente sono soddisfazioni importanti, e quando uno meno te lo aspetti, entri in campo, prima palla che tocchi fa il gol di testa, seconda palla che tocchi l'espulsione, terza palla che tocchi la punizione, gol, cioè una cosa che è strana nel calcio. Infatti la cosa bella che c'è al calcio sono questi momenti. Poi su un derby, sotto la curva, cioè è stata una serata veramente bellissima. Ripeto, la cosa più bella di tutte è che abbiamo vinto la partita, che era fondamentale per noi. Senti, il presidente ci ha detto che aveva parlato con te prima della partita chiedendoti qualcosa, e tu gli hai detto sì, glielo darò, è così? Allora, è capitato che stavo facendo prima
mentre i ragazzi facevano il riscaldamento, ero in palestra, e uscivo dalla palestra, entrava lui allo spogliatoio, mi ha detto: allora ora come sei messo? Ho detto: presto, io ci sono. È andata bene, c'ero. Poi in un derby sai quanto i tifosi lo aspettavano, anche per come erano andati quelli dell'anno scorso, tu non c'eri, insomma furono un po' delle delusioni. Sì, no, lo so, derby sono derby, sono partite speciali per i tifosi, e poi uno che sta dentro li vive, e sapevamo l'importanza che era la partita in sé, ma più che altro erano tre punti, giocando in casa sentiamo ancora l'entusiasmo, quindi coi piedi per terra, perché adesso mercoledì abbiamo un'altra partita importante ad Alessandria, abbiamo un giorno in più rispetto a loro, quindi cercheremo di recuperare il massimo possibile. Ah, io posso, mi metto a disposizione del mister, il mister sa cosa posso darle, qualsiasi sistema di gioco, so che posso darle un qualcosa, lui sa le mie caratteristiche e quindi l'importante quando sono chiamato in causa è dare il mio contributo, come lo stanno facendo tutti, perché anche la settimana scorsa Nicolò è entrato benissimo, Iaia lo stesso, oggi è toccato un'altra volta Nicolò. L'importante, come ti dicevo, ripeto, bisogna che tutti siamo sul pezzo e diamo il nostro contributo, anche 5, un minuto, dare il massimo. Ecco, Erpen, Matteo, è il jolly, diciamo così, può essere inteso quando le cose non vanno bene, nel senso che anche probabilmente per quella che sarà la sua gestione atletica, fisica, o prevedi anche in qualche partita che possa partire dall'inizio? Ma io non mi stupirei se già mercoledì Erpen potesse avere qualche minutaggio in più, così come anche Polidori, alla luce anche del fatto che insomma Moscardelli abbiamo visto che ha qualche dolorino, insomma. Poi c'è anche la partita col Tutto Cuoio, poi come detto, cioè, parliamoci chiaro, i valori dell'Alessandria li abbiamo visti quali sono, non è che l'Arezzo parte battuto per Alessandria, però sicuramente dobbiamo considerare anche quello che è il valore dell'avversario al di là della carica e dell'entusiasmo generale. Erpen sicuramente non è lo stesso giocatore che arrivò qui nel 2009 e non è nemmeno quello che abbiamo visto qui nel 2014, ha i suoi 35 anni, però è un giocatore che quando ti entra in campo a 20 minuti alla fine tocca tre palloni e ti porta sul 2-1 e ti regala anche la superiorità numerica, insomma ti c'è viene... C'è uno a Roma che fa uguale. Però dopo viene il dilemma, come abbiamo sentito anche ieri sera in altri salotti, che fai? Meglio partita in corso o magari... No, ma ora come ora Erpen, cioè, secondo me la sua cosa originale è questa, ora lui è il più piccolo di tutti, quindi entra anche in forma prima degli altri, però secondo me questa dimensione qua se la può anche ritagliare, perché è un giocatore che secondo me entra soprattutto con questi caldi, entra 20 minuti alla fine, quando le squadre cominciano a allungarsi, con la sua qualità tecnica ti spacca le partite, si è visto, perché c'ha una qualità tecnica che è superiore alla categoria, quindi secondo me in questo momento qua ritagliarsi anche questo spazio qua della mezz'ora, soprattutto con fino ai primi caldi, fino agli ultimi caldi, fino a inizi di ottobre, secondo me potrebbe cambiare tante partite, perché lui ha una qualità che non c'entra nulla con questa categoria. Adesso vediamo il servizio di Matteo proprio alla ripresa il giorno dopo, perché la squadra è tornata subito al lavoro domenica mattina, quindi a poche ore di distanza dalla vittoria contro il Siena, anche questo insomma uno pensava allenamento il pomeriggio, invece subito la mattina alla nave, quindi sono anche immagini, come dire, significative anche per vedere proprio all'indomani come si è svegliata la squadra. Il risveglio post derby è stato sul campo della nave. L'Arezzo questa mattina ha svolto una seduta di allenamento sul campo del centro sportivo Arrezium, alla quale hanno preso parte tutti gli uomini di Mister Sottili. Tutti in campo tranne Benassi, che ha svolto un lavoro personalizzato, e Davide Moscardelli. Il capitano Amaranto ha seguito da bordo campo il lavoro dei compagni a causa di un problema al ginocchio sinistro evidenziato da una fasciatura. Un riposo precauzionale in vista del match di mercoledì in casa dei Grigi di Piero Braglia e della partita di domenica prossima al Comunale contro il Tutto Cuoio. Sul campo Stefano Sottili ha diviso la squadra in due gruppi. Da una parte i giocatori scesi in campo dal primo minuto per un allenamento più leggero, di scarico. Dall'altra i giocatori entrati a partita in corso e quelli che non hanno preso parte all'incontro, compreso Giuseppe De Feudis, per una seduta più impegnativa basata sul lavoro tecnico e partitelle a tema. In grande spolvero ancora Orazio Erpen, l'argentino, dopo l'esploit nel derby, potrebbe infatti trovare continuità mercoledì in Piemonte.
Oltre a Erpen potrebbe cambiare qualcos'altro secondo te Sottili? Cioè, c'è Iocolano, ci sono diversi elementi a leggere la formazione di Braglia. Ma da quello che ho letto stamani anche loro hanno le prese qualche giocatore con qualche affaticamento, problema muscolare, insomma, però parlando, ho sentito anche qualche intervista, insomma, da quello che si legge, si sente dire, insomma, anche l'Alessandri ha detto sì, è vero, affrontiamo la seconda in classifica, però è la quarta giornata, cioè da qui a arrivare a febbraio, che poi è il mese in cui si decide il campionato, ce ne corre tanto. Sicuramente vorranno fare bene, sicuramente avranno ovviamente il pubblico dalla loro parte rispetto a noi, perché giocare alle 6:30 di mercoledì, insomma, è un po', non dico scomodo, perché sarebbe troppo riduttivo per dire scomodo. Però sicuramente anche Alessandria farà qualche cambio. In genere loro è un 4-4-2 che secondo me diventa anche 4-2-4 considerando le bocche di fuoco che hanno davanti. L'Arezzo forse tornerà al 4-2-3-1. Da vedere se De Feudis potrà ritagliarsi magari qualche minuto a partita in corso, e da vedere poi magari se lì davanti partirà Polidori dall'inizio, e chissà, poi magari potrebbe anche decidere di buttare nella mischia Erpen fin dall'inizio, consapevole che poi domenica prossima sei nuovamente in campo, questa volta in casa col tutto cuoio, che tra l'altro ieri ha vinto 2-1 con doppietta di Shekilaze, che è un gran giocatore per la categoria, secondo sì, me molto buono. L'arbitro sarà Antonio Guia, sarà l'arbitro di Alessandri Arezzo, ma può essere, come dire, anche a livello di morale, nel caso andasse bene o molto bene, cioè potrebbe essere per l'Arezzo in questo momento anche una consacrazione, comunque fare bene contro una di quelle destinate comunque a primeggiare? Ma sai, i risultati ti portano tutto, ti portano entusiasmo, e fanno bene, quindi l'Arezzo, come ha detto bene lui, va là, si deve giocare la partita con le proprie armi. Questa è una categoria che non si parte mai battuti in qualsiasi categoria. Quindi l'Arezzo deve andare lì consapevole della propria forza, perché secondo me la squadra è buona, la squadra è molto buona. Spero che non si parli di turnover in Lega, perché in Lega Pro, perché sarebbe veramente una cosa grave. Quindi secondo me io metterei sempre in campo i migliori in questo momento, al di là che si giocherà di nuovo domenica, però poi ci saranno solo partite settimanali, e quindi io metterei sempre in campo la migliore squadra in questo momento. Prima della partita di Alessandria, domani sera ci sarà però una serata del ricordo, tra l'altro una serata che sarà anche a favore del Calcit, ad Arezzo Fiere e Congressi. Infatti si rievocherà con ospiti di primo piano l'era di Narciso Terziani, a partire dunque dal 1979 in poi. Quindi oltre a Narciso Terziani ci sarà il Cobra Tovaglieri, che presenterà il suo libro a partire dalle 19, poi ci sarà tra gli altri Angelillo, insomma una bella serata per i tifosi. Ci sarà anche una zona per il Comitato Orgoglio Amaranto, organizzatore è Stefano Turchi, che ha questo mega archivio dell'Arezzo, ci ha mostrato anche qualche foto. Sarà una serata che trasmetteremo in diretta, quindi sarà un'altra serata Amaranto domani sera dalle 21 in diretta su Arezzo TV da Arezzo Fiere. Vediamo allora la presentazione, questa intervista e presentazione che abbiamo fatto con Stefano Turchi. Una serata di calcio, Calcit ricordi, perché sarà rievocata l'era Terziani, loro Amaranto, come è stato chiamato, 1979-1985, martedì prossimo dalle 19 ad Arezzo Fiere e Congressi. Ne parliamo con Stefano Turchi. Una bella serata, perché è forse una bella l'era serata più amata dai tifosi. Ma infatti questa idea era in ponte da diverso tempo. Insieme ad Elena Terziani pensavamo di fare una sorpresa al presidente, poi è venuto fuori che la sorpresa sarebbe stata troppo limitata, per cui abbiamo deciso poi di diffondere il tutto. È una serata di festa e di solidarietà, proprio perché è fatta insieme e per il Calcit, e la festa è perché si va a ricordare quello che per tanti di noi è stato il periodo più bello, un periodo di un presidente che non è mai retrocesso, perché nel 79, da quando ha preso la squadra si è salvata, nell'80 un buon campionato con Pierino Cucchi, l'81 la vittoria della Coppa Italia,
82 vittoria del campionato di Serie C, l'83 le memorabili partite con Milan, Lazio, Bologna, l'84 è stato uno degli anni, forse l'anno più bello e importante della storia dell'Arezzo, e l'85 dove si doveva andare in Serie A ci siamo poi salvati, però comunque rimane nel cuore, perché nel cuore c'è la famosa rovesciata di Menchino Neri. Eh sì, tra l'altro immagino sarà rievocata. Certo, sarà rievocata e è una, cioè, ormai è la storia dell'Arezzo. Qui vedo che ci sono dei tuoi album, vediamo sì. Proprio Narciso sì. Terziani, che tra l'altro abbiamo rivisto proprio alla prima casalinga. Sì. Il presidente è contentissimo. Quello che ti devo dire è che nell'era Terziani sono passati da Arezzo 84 giocatori. Io, a parte qualcuno che purtroppo come Tombolato, come Pozza, sono nei nostri ricordi, ma purtroppo non ci sono più, tutti gli altri che sono riuscito a contattare, anche se non vengono, mi hanno richiamato, a volte chiami la gente e non ti risponde, invece ti posso dire che mi hanno richiamato tutti e tutti mi hanno detto di dargli un abbraccio e di dare abbraccio ai compagni. Ti parlo di Loris Bonesso, ti parlo di Marco Macina, che è stato uno dei più soggetti che abbiamo avuto ad Arezzo, così come Belluzzi. Ti dico che Primo Pasquali, che è un mio carissimo amico, mi ha detto abbraccia a tutti, non potrà venire, però ecco, è rimasta nel cuore. Chi è passato di qua in quegli anni ha lasciato il segno da noi, ma anche Arezzo ha lasciato un segno nel cuore di questa gente. Giochiamo, ci sono tanti tifosi, ricordiamo che la serata inizierà alle 19, sì, ci sarà la presentazione, sì. E del poi libro c'è Sandro Tovaglieri, che ha scritto un libro, Cobra, cronaca di un centravanti di strada, e Sandro viene a presentarcelo con tanta gioia. L'ha già fatto a Bari, l'ha fatto a Roma, e questa, quando gli ho detto Sandro, può essere la serata giusta per presentarlo anche qui da noi, e quindi sarà fatta questa cosa. Poi ci sarà la cena per il Calcit e dopodiché inizia la serata. Alla serata siamo contenti perché negli ultimi proprio giorni sono riusciti a strappare il sì a mister Angelillo, cosa che non era per niente scontata. E dopo, quindi, la serata Angelillo, e qui interverranno poi tutti quelli che hanno fatto parte di quegli anni. Io ho l'impressione che qualcuno me ne sarò dimenticato e mi scuso già da ora, perché mi sono fatto gli elenchi di dottori, massaggiatori, giornalisti dell'epoca. Sicuramente qualcuno mi perdonerà, non l'ho fatta apposta, ma il lavoro è stato, ti dico, tanto. È stato una cosa tanto. Ci sarà Orgoglio Amaranto, che presenterà dei gadget, delle maglie. Una parte del ricavato andrà al Calcit, quindi questa serata è nel segno della solidarietà, quindi festa, come hai detto te, calcio per il Calcit. Quindi sia per chi c'era, ma anche per i giovani che magari non hanno vissuto quell'era, sì, la possibilità, sì, di farsela, sì, raccontare. Sì, certo, questo, gli ultras sono riusciti a trovare un vecchissimo striscione, interverranno con striscioni, bandiere, quindi sarà una festa dal cuore amaranto, proprio una festa dal cuore amaranto. E allora, appuntamento martedì sera dalle 19 ad Arezzo Fiere Congressi, c'è la solidarietà per il Calcit, e poi in prima serata l'evento sarà anche sulla nostra emittente, su Arezzo TV. E vi ringrazio di questo. Allora, quello che c'è da augurarsi è che ci sia qualche, intanto che questa serata, a parte la solidarietà e rivedere, insomma, soprattutto per i tifosi che l'hanno vissuta, una bella, così, rivedere questi personaggi, speriamo che sia anche una scia positiva, qualcuno, non so se c'è qualche analogia, non lo so, no, tra una di quelle stagioni e questa, no. Speriamo, ecco, che sia, come dire, un ricorso che porta. Mi preoccupa poi il fatto che Tovaglieri, che il Cobra, abbia scritto un libro. Ti preoccupa? Ti preoccupa che tu non l'hai scritto ancora? No, io l'ho avuto Sandro a Terni quando facevo l'allenatore di seconda con Guerini. Sì. Personaggio. Grandissimo giocatore, un personaggio. Bene, allora dai, domani sera vieni a prendere questo libro del Cobra. Ci vengo, sì.
Allora, ci auguriamo che insomma alla fine porti bene anche per la partita di mercoledì alle 18:30. Io ringrazio Matteo Marzotti, grazie a voi. Grazie ad Agostino Iacobelli, grazie. E ci rivediamo lunedì prossimo.